Buongiorno a tutti, io sono Cristina Lamezzamesa, dirigente dell'Istituto Comprensivo Padre Pio di Pietralcina a Bisticci. La mia esperienza di dirigente non è molto lunga, però come voi sono stata docente per parecchi anni e quindi l'esperienza all'interno delle classi come docente prima e come dirigente poi mi ha portato effettivamente a venire a contatto con molti casi di questo tipo, molti casi di bullismo all'interno della scuola. E devo dire che c'è stata effettivamente un'evoluzione, perché mentre alcuni anni fa il bullismo aveva determinate caratteristiche, oggi invece ci troviamo sempre più ad avere a che fare con i casi di cyberbullismo. E che cosa si può notare? Che cosa sperimentiamo tutti i giorni all'interno della scuola? Intanto sono eventi che non riguardano ragazzi appartenenti a determinate classi sociali, a determinate famiglie in particolare, ma riguardano veramente ragazzi che provengono da famiglie di un livello culturale, con situazioni socio-economiche anche importanti. E si possono caratterizzare come bullismo diretto, quindi proprio interventi fisici su determinati ragazzi. Io devo dire che l'esperienza nella scuola mi ha portato ad avere conoscenza di casi più numerosi nella fascia d'età che va dagli 11 ai 13 anni piuttosto che negli istituti superiori. Forse perché ho insegnato in un liceo dove non, diciamo, la situazione era abbastanza monitorata, controllata, però sta di fatto che sto riscontrando molti eventi all'interno della scuola media, cioè ragazzi dagli 11 ai 13 anni, forse perché non conoscono bene il problema. Noi facciamo continuamente riferimento al dottor Squicciarini, perché lui, nel momento in cui ci mostra questi video, nel momento in cui presentiamo ai ragazzi la problematica da questo punto di vista, loro prendono veramente conoscenza di che cos'è stare in rete, postare una foto, fare un video che loro girano così semplicemente per divertirsi. Il divieto dei cellulari a scuola è la prima cosa che mettiamo all'interno del regolamento d'istituto: vietato usare i cellulari. Bene, i cellulari li portano tutti, dalla scuola elementare alla scuola media, e non esitano nei momenti in cui la vigilanza, ma ripeto, nel bagno, la vigilanza, fino a che punto c'è la vigilanza? Cioè il collaboratore scolastico non può entrare con te nel bagno. E quindi proprio pochi giorni fa un bambino della primaria ha fatto una foto nel bagno con un compagno, una foto innocente, ma di lì a poco il passo sarebbe stato immediato che quella foto poteva creare un danno notevole. Quindi qual è l'importanza del docente? Il docente, ecco, deve essere a conoscenza di tutte queste dinamiche, cioè deve essere formato, deve conoscere bene che cosa succede nel web. Perché? Perché bisogna poi informare i ragazzi, fare proprio un'azione psicopedagogica continua. Nelle scuole abbiamo il referente del bullismo, cyberbullismo, ma non deve essere l'unico. Cioè tutti devono avere una formazione tale da poter intervenire, da poter vedere quali sono le spie di determinati comportamenti, perché vi assicuro, sicuramente ciascuno di voi ha esperienza in questo senso. Ragazzi che non avremmo mai pensato potessero fare una determinata azione, spesso sono dei carnefici per altri compagni. Il tuo migliore amico, quello con cui condividi i pomeriggi, con cui passi del tempo a casa, la mamma ti aiuta a fare i compiti, nel momento in cui quell'amico si trova nel gruppo, fuori dalla scuola, con un altro compagno che magari è il leader, che guida il gruppo, quel migliore amico può fare del male al compagno con cui condivide del tempo. E questa è la mia esperienza, questa è l'esperienza che ho vissuto da docente e da dirigente. Un bambino che condivideva tanto tempo con un altro compagno, fuori dalla scuola veniva bullizzato.
nessuno subodorava niente all'interno della classe, nemmeno i docenti, né la famiglia, perché erano amici di famiglia. Però nel momento in cui quel bambino, comunque indifeso, comunque non si confida, perché effettivamente questo è l'altro dato, i ragazzi non confidano queste situazioni ai genitori, se non quando i genitori riescono a scoprire magari qualcosa, allora viene fuori l'evento. È tornato a casa con dei segni e solo allora ha detto che cosa succedeva. Che cosa fa la scuola? La scuola non può mai rimanere indifferente, anche quando si tratta di messaggi, di situazioni che vengono al di fuori dalla scuola. Dice, vabbè, ma sono... io so di questo fatto, lo so perché ha mandato il messaggio mio nipote. No, la scuola appena sa che c'è un'azione di bullismo è tenuta comunque ad intervenire. Il dirigente scolastico non può fare finta di niente, anche se, ripeto, l'azione non avviene all'interno della scuola ma avviene all'esterno. E quindi che cosa si fa? Ecco, la prima cosa è convocare il consiglio di classe, sensibilizzare il coordinatore, il referente, a che si faccia un'azione comune per intervenire e bloccare sul nascere determinati comportamenti. Perché, ripeto, nella mia breve esperienza già ho avuto modo di venire a contatto con tutte queste situazioni. Qualche giorno fa un gruppo di ragazze amiche cominciano ad isolare praticamente una loro compagna, si mandano messaggi che tendono a non renderla partecipe di alcune situazioni fuori dalla scuola. Non ultima, la mamma mi mostra una foto di tutte queste compagne sorridenti, compreso la ragazza in questione, però coperta da fogli di giornale. Io rimango sconvolta, perché era una foto così, che dava proprio il senso di questo, che per loro era un gioco, ma che faceva soffrire terribilmente questa ragazzina, che era stata estromessa dal gruppo. Ecco, la scuola viene a conoscenza grazie alle famiglie, grazie all'azione sinergica siamo riusciti a monitorare la situazione, grazie a dei moduli che tutti gli insegnanti hanno messo in campo, quindi parlando con i ragazzi, favorendo, ecco, l'inclusione, e si è riusciti a compattare questo gruppo di amiche che invece, ripeto, stavano facendo questa azione che, se non scoperta, se non monitorata, avrebbe condotto naturalmente all'isolamento della ragazza, con le conseguenze poi che conosciamo. Conseguenze che possono arrivare anche al suicidio, abbiamo visto in un altro caso di cui la scuola non è venuta a conoscenza, perché, ripeto, è un'azione subdola questa, quando viene fatta attraverso i cellulari, gli scambi all'interno del gruppo. Spesso i docenti non ne sono a conoscenza, perché avviene fuori, nascono a scuola magari i piccoli screzzi tra compagni, però poi continuano fuori ed è come un'onda che aumenta e che alla fine travolge, e quindi i ragazzi che sono vittime poi soccombono. Come scuola siamo venuti a conoscenza di tutto questo soltanto alla fine, quando la ragazza non ce l'ha fatta più, i genitori hanno preso coscienza di tutto questo malessere che la stessa viveva, e poi con tutte le chat, praticamente tutti i messaggi, si è ricostruito un percorso che ha portato proprio alla demolizione dell'autostima della ragazza stessa e a soccombere, ecco, a questi soprusi. Quindi la scuola deve proprio stare con le antenne tese. Prima parlavamo dei cellulari, molto spesso i docenti fanno finta di non vederli, perché siamo stanchi all'interno delle classi di dire il cellulare non si porta, non si usa, i ragazzi lo usano e nemmeno ce ne accorgiamo, dietro gli astucci spesso ce l'hanno, attenti, fanno finta di fare lezione e loro lo usano, sono capaci di chattare anche senza guardare il cellulare.
E ultimamente si era diffusa anche la preoccupazione di ritirarli questi cellulari. È giusto ritirarli? A un certo punto dice no, possiamo essere accusati ritirandoli poiché abbiamo manomesso il cellulare, ti abbiamo visto. E quindi siamo sempre, ecco, non sappiamo mai come comportarci. Però devo dire che ultimamente, grazie proprio a quest'opera di sensibilizzazione nonché di conoscenza, sappiamo anche a chi rivolgerci, perché ormai con le scuole siamo in contatto continuo con la polizia postale, li invitiamo a fare dei corsi, noi stessi cerchiamo di capire le dinamiche, perché noi non è che siamo nativi digitali, ma i nostri ragazzi lo sono e quindi conoscono più di noi questa realtà. Spesso non sappiamo nemmeno come controllarli, come intervenire, però ecco la formazione e soprattutto la volontà della scuola di monitorare, di essere dentro le cose e di essere determinati. Lo so che è lancinante, è stanca certe volte ritornare sempre sulle stesse cose, anche tutto l'iter, no? Prendi il cellulare, vai in presidenza e parla con la preside, poi c'è la convocazione del consiglio di classe, diventa un iter spesso stancante perché si ripete. Ma se non diamo questi segnali, se non siamo, ecco, se non interveniamo in maniera decisa, ripeto, questi fenomeni sono dilaganti, ormai sono non solo dilaganti, ma ripeto, non li fermiamo. E può accadere che appunto se non fermati in tempo la situazione degeneri e poi non sappiamo più come intervenire. Un ultimo caso, sempre verificatosi nell'istituto in cui io ora sono dirigente, è il caso di un ragazzo che bullizzava un suo compagno con continue richieste di denaro. Nessuno si era reso conto praticamente di tutto questo, il ragazzo era un ragazzo bravo a scuola, l'altro, il ragazzo bullizzato, bravo a scuola, buona famiglia, ottima famiglia, la famiglia non si era resa conto di nulla. A un certo punto questo ragazzo perde la voglia di andare a scuola, comincia a non rendere più come rendeva prima. E solo questo mette in allarme i genitori, dice sta succedendo qualcosa, c'è qualcosa che non va. Comincia ad usare il cellulare in orari un poco strani, della serie che arrivavano telefonate alle 11 di sera, lui prendeva questo cellulare e rientrava in camera, attento a che nessuno ascoltasse. Insomma, alla fine si è scoperto che questo ragazzo ha portato all'altro quelli che erano i regali dei nonni, parliamo di centinaia di euro, presi e portati. I genitori soltanto dopo, grazie appunto a un lavoro attento, unico figlio, quindi sono stati dietro a questa cosa per cercare di capire che cosa stava succedendo. E in effetti lo scambio era avvenuto proprio a scuola, cioè questi soldi erano stati dati a scuola, poi sono stati restituiti perché l'altro, ecco, le cose cerchiamo di risolverli sempre in sinergia con la famiglia, perché se la famiglia, è la famiglia che si accorge che qualcosa non va e quindi siamo riusciti a recuperare praticamente il denaro. Ma qui stiamo parlando di centinaia di euro, ma la merenda non è, dici vabbè questo è un luogo comune, no, il panino sistematicamente preso dalle mani dell'altro e è mangiato. Voglio dire, noi dobbiamo stare attenti a tutto questo perché, ripeto, accadono. Un'altra cosa, permettetela, ancora successa nella scuola, quindi non sono casi, vi sto parlando proprio di interventi che io sono chiamata a fare. Il profilo, la creazione di un falso profilo di ragazzine è pericolosissimo. Cioè io solo che sento queste cose, ripeto, quando mi arrivano da parte dei genitori queste notizie, veramente vai nel panico. Falsi profili con numero di cellulare che poi praticamente rendono le ragazzine adescabili, ricevono telefonate da uomini adulti e praticamente
questo adesso è frequente, perché non è successo solo nella mia scuola, ma anche in una scuola vicina. E questo sempre ad opera di quelle ragazzine che fanno le bulle, che sono, ecco, io sono libera ormai, sto diventando grande, e ripeto, è pericolosissimo. Quindi tutto questo che il dottor Squicciarini ha elencato, ci ha mostrato, io le sto vivendo sulla mia pelle, pur, ripeto, in questi pochi anni di dirigenza. Quindi invito tutti i docenti a fare squadra all'interno della scuola, perché, ripeto, è un fenomeno che diventa difficile veramente da arginare. Quindi grazie per essere qui oggi a formarvi e continuate, perché, ripeto, diventa fondamentale avere delle persone qui esperte. Grazie.